Tendenza meteorologica, ecco quando la pioggia potrebbe tornare. Timidi segni di un cambiamento intorno alla metà del mese della situazione potrebbe iniziare a diventare più gestita per l'Italia. 1224 di Carlo Migliore, 6 ottobre 2023, ore 1224. Il tempo qui è quando l'autunno potrebbe tornare a bussare alla porta dell'Italia. Ottobre-novembre sono i mesi più piovosi dell'anno e in questo primo assaggio dell'autunno, della pioggia nemmeno l'ombra in Italia, appunto per l'acqua, soprattutto consapevole di una siccità persistente pesante che ci ha accompagnato fino alla fine della primavera. Tendenza per metà ottobre. Attualmente la circolazione è ancora condizionata da una forte presenza anticiclonica, e non solo nel nostro paese, ma un po' su tutta l'Europa occidentale. Queste configurazioni sono difficili da morire perché risultato delle dinamiche planetarie qualche tempo sono diventate quasi la norma per il nostro settore. Quindi abbiamo bisogno di uno shock. L'intero sistema sinottico è l'unico che sarà un vortice ciclonico intorno a metà mese, si organizzerà tra Regno Unito e la Scandinavia. Questa figura barica potrebbe essere l'unica a dominare l'intero scenario del nord centrale europeo, con pro e contro. Associati a questo vortice ci saranno intensi fronti perturbati. Ma quanto vorranno scendere alle nostre latitudini? Se vortice è troppo settentrionale, troppo profondo, c'è il rischio disturbi si muovano lungo parallelismi piuttosto che lungo meridiani, e l'Italia potevano vedere poco o nulla con un anticiclone, continuerebbe a dominare tutti i modelli latitudine. Medio-bassa europea pensano questo grande ciclone tropicale extra sarà in grado di iniettare verso settore dell'Europa occidentale un po' dell'aria fredda che lo manterrà in vita, promuovendo lo sviluppo. Una depressione secondaria potrebbe entrare nel Mediterraneo dal settore balneare. L'alternativa è un passaggio frontale molto veloce che comporterebbe solo una parte della penisola, il centro di quello settentrionale, tra 14 e il 15 ottobre. Stiamo parlando di eventi a 910 giorni, quindi molto suscettibile alle variazioni. Ma al momento è l'unica possibilità che dovremo tornare a vedere un po' di pioggia e clima più adatti al periodo. Nei prossimi aggiornamenti possiamo capire se questa possibilità può diventare concreta.